che vi inoltriamo il Carmelo Barbagallo, segretario USB dei Vigili del Fuoco. Ieri giornata campale, grande maltempo a Catania, ha visto impegnate tutte le squadre dei Vigili del Fuoco del territorio catanese. La cosa strana che da anni anche noi abbiamo denunciato è che si è allagato il distaccamento sud, sito nella zona industriale. Questo distaccamento è tornato all'onore della cronaca, questa volta perché si è allagato e i soccorritori sono dovuti intervenire per soccorrersi in autonomia. Noi diciamo basta, noi non ve lo possiamo più permettere, cari politici, di prenderci in giro e di metterci le mani sulle spalle ogni qualvolta accada l'evento. Questo distaccamento è ubicato in una zona gialla, vogliamo un distaccamento di nuova fattura o, qualora non dovesse avvenire, cercare una sede idonea, con dei servizi idonei, con l'acqua potabile e con la natura che non sopravvalichi il distaccamento stesso. Questo distaccamento è un distaccamento invisibile, i lavoratori meritano di avere un distaccamento degno della categoria. Altra cosa scandalosa, che Palagonia potrebbe rimanere una chimera, era quasi pronta la consegna, la ditta è fallita, questo distaccamento potrebbe essere lasciato così all'incuria, questo non lo possiamo ammettere. Per questo chiediamo un intervento immediato sia da parte dell'amministrazione che anche dalla politica, che arrivino le unità per colmare il gap che c'è a Catania, che sono circa 128 le unità che mancano. Vogliamo l'assunzione dei precari. Ieri Salvini a Question Time non ha menzionato assolutamente la stabilizzazione, che nel dicembre del 2017 rientrava nella legge di stabilità, perciò i soldi ci sono. Chiediamo l'assunzione di tutti gli idonei, chiediamo che vengano rispettati gli standard europei di un vigile del fuoco ogni 1000 abitanti, chiediamo il parco mezzi nuovo, che ormai è vecchio e deve essere rimpinguato. Basta, noi non ve lo possiamo più permettere, i vigili del fuoco giorno 9 sciopereranno in tutta la Sicilia e giorno 20 ci sarà una manifestazione nazionale a Roma per dire basta a queste scelleratezze.